zombie apocalypse. Ciao a tutte, ciao a tutti, nuovo video Get Thread With Me questa volta. Stavolta ho veramente voluto fare questo Get Thread With Me perché ci trovo tanto. Poi ho detto, siccome che oramai questo canale, anzi è da tanto che si chiama Melanie Official Channel Makeup 88, ho detto perché se devo fare altri contenuti non faccio contenuti di trucco, e così eccomi qui. Accontentata sia voi, accontentatevi anche voi, perché questo canale di trucco, appunto, è, vabbè, senza troppe ciance, questo è Get Thread With Me, dove si parla un po' delle recensioni dei prodotti che sto usando off camera quando non registro i video. Farò un trucco non tanto elaborato, una cosa shue shue alla veloce. Primis, allora, PS. Già vi dico che non velocizzerò il video perché starò tantissimo a parlare, però solo per parlarvi dei prodotti che mi piacciono di più a me. Non sono molti, ma non sono neanche pochi. Mi riferisco alle palette, alla palette che sto utilizzando io, sia questa qui della Sopix Extra Spice, che sia questa qua di Flawless 4, cioè sarebbe questa qui. Scrivono tutte e due molto bene e devo dire la verità, arrivano fino a sera, quindi top, mi stavano veramente piacendo tanto. Non durano 24 ore come si suol dire, come ho sentito dire ad altre persone, ma durano il giusto tempo che uno deve andare a struccarsi e tutto quanto. Allora, fate conto che a volte mi trucco alla mattina verso le 9-10-11. E a mezzogiorno barra luna il trucco ancora lì intatto, quindi direi top, promossa, perché sì, tante volte mi trucco verso quell'ora, poi tra le 9 e le 10, e poi il trucco ovviamente rimane lì finché poi non lo vado a rimuovere, ovviamente. Allora, come palette volevo truccarmi o con questa qui che non sono ancora indecisa, o con la Extra Spice Sophie. Mi sa che mi trucco con questa qua perché è troppo bella. Non mi ricordo più quali sono i colori perché ho usato anche altre palette, che sarebbe questa qui di Opulence di Zoeva, questa, come l'ho messa al contrario, no? Ok, questa qua di Zoeva, vedete, bellissima. Vabbè, senza perderci troppe chiacchiere, vado a utilizzare Everyday, che sarebbe questo colore qua, questo. Però prima vado a mettermi il correttore perché ne ho bisogno. Un goccino, almeno un goccino me lo metto, perché voglio evitare di sporcare la palpebra. Ok, poco poco, per fare un po', per formare meglio il come dire, l'ombretto, per farlo scrivere un po' meglio. E niente, scusate, però lo specchio qui e mi viene un po' male, sono messo in una posizione che non è il massimo, perché mettendomi la luce mi metterei in una maniera molto scomoda. Se sono qua di fronte a voi, siete appoggiati tra l'altro sopra il sopra lo scaffale della mia scrivania, ecco perché, barra computer. E niente ragazze, questo è il trucco che sto facendo, che sto per eseguire oggi io. Questo correttore mi sta piacendo tantissimo, della L'Oreal. L'Oreal cos'è? Infallibile 327 cashmere, è buono, diciamo che come prodotto per me è valido. Molte ho sentito dire, anzi molte, una solamente, una in croce, ho sentito dire che a lei non fa lo stesso effetto che fanno, che fa a me o altre persone. Boh, non so, non vorrei dire bagianate, ma ho sentito così, che lei fa fastidio, non le dura niente. Boh, vabbè, a me non è così, quindi non lo so. Vabbè, ogni opinione è soggettiva, ragazze, non è che voglio prendere tutto alla non faccio nome perché non mi ricordo neanche che l'ha detto. Boh, e niente. Comunque questo correttore è strabuono, mi piace un sacco. Forse ad altre persone non durerà, ma a me dura. Va
andrò nelle pieghette, altre persone. A me nelle pieghette sinceramente non mi va. A meno che non vado lì a lacrimare, allora sì, buonanotte. Sì, ci sto mettendo un po' di tempo a spantecare questo prodotto sulla palpebra, ma è quello che devo fare, se no, buonanotte lì. Se sentite scricchiolare, non è la porta, ma bensì è la sedia, quindi non ci fate caso. Nulla, questo prodotto è molto buono, sì. Poi vado a metterlo anche nelle occhiaie, che non è a caso di stare lì a fare troppe ciance. Allora, se troppo, dove avrei messo il... Ok, pennello della sfumatura, ecco qua, prego. Questo è il pennello della sfumatura. Si vede, sì? Sì, si vede. E vado con Everyday, ve lo faccio rivedere per non stare a fare il close up. Everyday, eccolo qua. E ne prendo una bella quantità industriale. Ok, lo poggio qua se non faccio casini. E ecco qua, non si vedrà una mano mazza. Questo correttore lo metto a posto. Qui faccio in modo che si veda tutto. Dovrei mettere una luce, aspettate un secondo, che non è detto che riesco. Aspettate un attimo. Non lo so se ci riesco. Allora, qua sono mezza cercata. Una luce in modo che mi aiuti un po'. Ok, forse così ci riesco, non lo so, non è detto, però ci voglio provare. Allora, dunque, sì, lo so, da una parte è buio e dall'altra è... Nulla, sto facendo casini su casini, quindi nulla. Cosa devo combinare? Volevo solamente mettere un po' di luce, ma vedo che fa un po' di buio da questa parte, dall'altra, come dire... C'è la luce, no, non è il caso, meglio che chiudo perché qui mi pare che sto combinando solo pasticci. Comunque, questa palette scrive abbastanza bene, mi piace. E vi dicevo, come prima, dura tantissimo, fino a sera. Fino a sera no, però, ti ho detto, tra mezzogiorno e l'una ancora devo struccarmi, quindi ha performato abbastanza bene. Scrive molto bene e dura il tempo che... Vado, devo andare ancora a struccarmi, quindi top, mi piace. Cos'altro vado a mettere adesso qua con la sfumare, perché lo voglio la base bella pulita e nitida. Allora, qua mi avvicino un po', perché non voglio farmi vedere, ma non voglio neanche che... Ok, siete messi in una posizione proprio scomodissima, io non lo so perché. Boh. Poi, cos'altro devo fare? Allora, aspettate un secondo, torno subito. Allora, vi ho posizionati in un'altra maniera. Vediamo se così funziona questo video, perché non è detto. Magari mi sbaglio, però ho voluto mettervi in una maniera più accettabile possibile. Ok, poi cos'altro devo fare? Prendere un altro ombretto che è Romance, sarebbe questo qua, questo vedete, questo qua, no, non si vedrà mai una mazza. Aspettate un secondo, ok, no, così è troppo. Questo qua comunque, questo colore qua, Romance, vedete? Molto molto bello.
Già. Guarda con lo specchio perché io tra l'altro dalla fotocamera non è che vedo granché. Però ci voglio provare lo stesso a fare questo make-up look non troppo elaborato. Che poi ogni volta che dico così diventa un altro make-up diverso e non capisco il perché. Boh. Adesso vado con un altro colore, dopo di questo. Vado ad applicare, quale? Allora, un attimo che prendo una salviettina per pulire questo che ho decisamente. Allora. Dunque, cosa devo fare qui? Allora, mulet, sì, questo qua sarebbe questo. Ho preso questo adesso, vedete? Questo qua. Mulet, non so comunque come si pronuncia, comunque questo qui, che vedete voi. La seconda che vi abbasso. Ok. Non è il massimo come make-up, però ci voglio provare in tutti i sensi. Se riesco, allora di qua provo a prelevare un bel. Ah no, cosa sto facendo? Sto pasticciando il tondare? No, vabbè. Aspettate. Così sembro pestata anche, no? Grazie. Così sembro pestata, quindi no. Succedendo poi perché sono così boh. Così sembra ancora più pestata peggio di così si muore. Sembrava nato un pugno, però vabbè. Facciamoci quattro risate. Ok. E poi, cosa devo fare ancora? Andiamo di mascara, va? Andiamo di mascara. Come mascara, allora questi ombretti fanno il suo bel lavoro. Solo che c'è da dire una cosa, perché siete storte? Non capisco. Boh. Siete storte? Vabbè. Niente. Allora, per dirvela tutta, gli ombretti sono buoni, validi. Non c'è bisogno di prendere altre palette per spendere chissà quanti soldini, però questa è più valida anche per iniziare a truccarsi a pochi soldini. Questa qua vale tutti i soldi che ho speso io, quindi è topissima, va bene, è validissima per quanto riguardano le palette che ho avuto tutti questi anni io, quindi va benissimo per truccarsi e anche cominciare a truccarsi per gli adolescenti e basta, vabbè, non so altro cosa dire perché va bene così per me. Poi,
Cos'altro dirvi? Mascara, anche questo mi sta piacendo. Ovviamente il mio errore che mi focalizzo sempre è andare così e entra aria, quindi è sbagliato. Adesso lo apro. Questo è della Rimmel Super Speed Volume Flash, che io tutto sto flash non ce lo vedo perché ce l'ho già di mio, le ciglia belle incurvate, perché le vado a pettinare sempre. Anzi, non uso, scusate la lingua, non uso il piegaciglio perché io lo odio quello, non mi piace, però vado a utilizzare prima il pettinino che ho utilizzato prima, se sarebbe questo, per tutte le mie cigliuzzi, e poi questo qui, vedete, questo pettinino, e poi le vado a amalgamare bene con mascara, è molto bella, a lavorarle bene. Quindi questo mascara non è una fregatura, però vedete come faccio io, faccio così, no? Dovrei fare così, vedete? Non so se mi spiego, così. E poi tirarlo bene fuori e ripulirlo bene, perché sennò era troppo facile così, come fanno altre ragazze, ma vabbè, nessuno è nato imparato, dai. Allora, adesso vado di mascara. Faccio silenzio e poi torno da voi. Non stoppo perché sennò è allucinante. Ecco qua. E una passata l'ho fatta con voi. Ora stoppo la camera e la faccio dopo di voi. Cioè, nel senso che, vabbè, ci siamo capiti. Allora, torno da voi, eccomi qui, rientrata. Dunque, sempre questo infallibile L'Oreal Morten Concealer. Questo qui è infallibile L'Oreal 327, anzi, colorazione cashmere, numerazione 327. Sarebbe questo qui, non si vedrà mai, ma io ci provo ad avvicinarlo. Eccolo qua, la telecamera. E lo metto anche per le occhiaie, onde evitare che venga un pastrucchio. Ecco qua. Allora, questo è per il fondo, no, questo è per il correttore. Vorrei metterlo, ops, mi sta cadendo la palette, meglio che la chiudo, perché sennò combina un pastrucchio. Ok, questo correttore direi che lavora molto bene. Si lavora molto bene col prodotto. Oddio, mi sta pizzicando una parte qui perché io mi sono schiacciato un brufolo non volendo, e quindi fa male, cane, pizzica come l'inferno. Vabbè, no comment. Ok, adesso vado un'altra volta a mettere un altro po' di correzione perché sono piena di discrovie, che è una cosa fantastica, direi. Vabbè, anche qua vado di discrovie a togliere tutto quanto, togliere tutto perché così non seguo più. Però se mettessi di più, ecco qua, così si chiama bene, sì, lo so, ho fatto caso a quello che c'è dietro, tanto poi andrò a rimettere tutto a posto, ok? Sarò combinando un pasticcio per voi, ma mi trovo meglio così per fare quello che devo fare, tanto non devo uscirci in questo trucco così, però tanto per parlare un po' con voi, farvi compagnia. Poi se a voi piace questo trucco non è il mio problema, però sinceramente a me piace questo trucco e non è male. Perché siete così storte? Questo telefonino, boh, vabbè. Ah, ecco perché l'ho messo io storto, vabbè. E niente. Ok. Ora vado col fondotinta, che non sarà il massimo,
Lo devo mettere perché altrimenti cosa l'ho comprato a fare? Lo devo mettere. Allora, un goccino, un pump, vedete, questo è della, vi ho fatto anche l'accessorio che non mi dilungo di tanto, di qui, Essence Stay Matte, e questo qui sarebbe, vedete, che ve l'ho recensito, ovviamente. Troppo ne ho messo, vabbè, e qua tops, stava cadendo, anzi mi è caduto un pennello. Questo è lo sigillo per Benino. Ops, stavate cadendo, vabbè, cosa ho fatto qui, boh, non lo metto su tutta la faccia il fondotinta perché non è che mi fa tanto impazzire coprire tutto quanto come a mo' di mascherone, quindi ci vado cauta col fondotinta. Aspettate un attimo, ok, sì. Poi questo fondotinta non è male, però almeno copre quello che deve coprire, non copre molto perché non l'ho comprato per coprirmi e di farmi diventare un pagliaccio, però giusto per quando voglio coprire qualcosina da coprire, non definitivamente, però almeno ci vado con cautela, già. Sì, lo so, sembro mascherone, ma vi ripeto, raga, non ho voglia di coprire troppo, perché se no veramente, guardate, boh. Anche il collo, andiamo a, a picchiettare, ok, a posto. Poi, da come sono? Si sta già asciugando, che bellezza. Come cipria vado a mettere questa, questa qui, non vi ho fatto la recensione, ma ve la faccio direttamente qui, non c'è nulla di male, anzi, non fa nulla. Dunque, rimmel, mi è piaciuto molto che poi la rimmel di cipria stay matte numero colorazione 006 beige, warm beige, questo qua, e anche questo non è male, non mi secca per niente la pelle, anzi un pochettino, ma la utilizzo quando voglio fissare un po' meglio il make up, se trovo dove ho messo il pennellino, meglio il pennello, eccolo qua. Questo uso sia per il bronzer che per la cipria, e a me va bene per tutte e due. E vi dicevo, la cipria copre bene, non ne metto molta, anche se in questo momento sto facendo un'eccezione, però vabbè, ne metto picchiettandola per non andare troppo a fare effetto torta. Ecco qua, anche qui sul collo, che mal di testa mi sta prendendo, questo era lo stomaco di testa, no, è curioso, è veramente curioso questo mal di testa che mi sta prendendo, chissà perché, boh. Comunque niente ragazze, questo è il mio barra make up, dunque ora vado di bronzer, poi andiamo di illuminante. Allora, come bronzer vado sempre lo stesso, identico prodotto, finché non lo finisco non ne compro altri, ovviamente, tanto penso che ne avrò altri, non lo so. Questo cos'è? Ecco qua, da dove si apre, perché vedete che lo sto finendo, lo sto praticamente finendo, non ne ho quasi più e lo dovrei andare a comprare, ecco qua. Per non farlo cadere ve lo faccio vedere così, vedete? Che ecco qua. Dove ho messo il pennello? Ecco qui. Ci puccia un po' dentro, senza far cadere niente. Ecco qua. Già fatto cadere qualcosa.
Se vedete che sto guardando di là perché, ho un altro specchio oltre a quello della cam, della telecamera, e non vorrei fare danni. Comunque questo bronzer colora molto bene, forse anche un po' troppo, però non mi dispiace, anzi mi piace abbastanza. E colora bene le guance, le gote, anzi le mascelle, le mascelle. Molto bello, sì. Non sto facendo contouring perché non mi va, però quasi quasi lo vorrei fare, solo che io non sono molto capace, però ci provo nel mio piccolo a fare di contouring. Ecco qua. Già, che bello, vero? A me piaceva morire questo trucco. Dai che non è uscito male alla fine. Sì, che bello. Sì, se aspettate un secondo. Allora, perché non voglio perdere tutto quello che ho, ok? Altro che perdere tutto l'ambaradan della terra che si è sbriciolata. Ecco perché vado a chiuderlo e ci metto più tempo. Poi, siccome questa bronzer mi è piaciuta un sacco, appena l'ho finita lo troverete nei prodotti finiti make up, se, sempre se riuscirò a finirla. Ma non ne vedo. Ma penso di riuscirci, dai. Siamo a buon punto. Poi, cosa c'è? L'illuminage, come che lo chiama Fabiana Lizzi? Sì, vabbè, qua mi si sta rompendo tutto, vabbè. L'illuminante lo metto, questo è della Makeup Revolution Highlighter, questo qui. Non ha numero perché non lo so che numero ha, non ne ho idea. Comunque, highlighter aiuto di Makeup Revolution, vedete? Wow, come si vede bene! Si vede benissimo. Ora col ditino, ma ne vado a mettere un pochettino, poco poco, perché sennò veramente faccio effetto macchia, palla di discoteca, e non è che sia bello. Ok, poco questo qua lo vado a sfumare bene. Ok, insomma non è il massimo come l'ho fatto io, però il mio piccolo ci ho provato, via. Oh mamma mia, ma tu guarda che roba. No vabbè, ma cos'è sta roba qui, che bella. Sì, vabbè. No, l'altro pennelluzzo dove è finito? Eccolo qua. Sono andata un po' a spolverare, a sfumare di più, perché sennò veramente è troppo e non mi piace l'effetto. Poi vado a richiudere questo, me lo chiudo dopo quando ho finito il video, sennò il video diventa troppo lungo. Intanto lo copro perché non voglio farle perdere troppa polvere. Non è che ci sia polvere, però ho detto tutto, via. Non voglio stare qui troppo a tirarla troppo per la lunga. Allora, cosa altro devo mettere? Ah sì, il non viene a mente. Blush, sì, blush, bravissimi. Blush ci vuole senz'altro. Se no cosa ho preso a fare questo pennello qua, effetto arcobalenoso, vedete? Che bello, meraviglioso. Blush, maxi blush della Rimmel, numero 003 Wild Card, questo qui, che non si vedrà mai niente, ma io ve lo avvicino, no, così no, così no, così no, vabbè, avete visto, via, maxi blush Rimmel, se riesco ad aprirlo, sì, questo ancora ha avuto vita intera, perché non se l'ho ancora rotto il coperchio, fa caso strano. Poco ne metto, voglio evitare effetto Heidi.
ecco qua. Anche se hai, dice già, ma non importa. Allora, con l'altro pennello dove l'ho messo? No, non lo trovo, vabbè, non importa. Con la spugnetta volevo metterla, utilizzarla per fare il check up di tutto il make up. Cioè, check up sarebbe, già lo sapete, lo dice anche io cosa vuol dire. Fare tutto un ripasso delle polveri, dell'eccesso di delle polveri che ho applicato fino adesso. Sì. E niente. Poi. Cosa mi manca adesso? Sì, è vero, avete ragione, qualcosa manca. Il rossetto. Come rossetto vado ad applicare Wacom Matte Sublime 604, sì, 604. E non metto matita perché tanto poi andrò a mangiarmi qualche altra cosa. Sì, lo so che ho già fatto il pranzo, però dopo la merenda, dopo il pranzo, volete o non volete che faccio merenda, e sì. Anche se la merenda l'ho già fatta, ma va bene lo stesso. Ecco qua, anche il rossetto della Wacom non è male per niente. Peccato che lo sto finendo, non ci crederete? Invece sì, guardate, lo sto completamente terminando. Però anche questo è bello cremoso, si stende bene e ha una buona texture. Sì, vabbè, l'ho detto due volte, ma è la verità, è molto buono. Sì, Wacom questo qua, vedete? Sì, e che bel rosso che ha. Bello, è vero? Già, mi piace. Occhi quasi sul rosso, tendente un po' col nero, una specie di nero intenso, come si vuol dire, effetto, come si può dire, arabeggiante, perché ho voluto fare gli occhi ispirati un po' agli arabi, tipo un po' di arabeggiante con le labbra non tanto neutre. Una via di mezzo, tipo rosso, un rosa nude, sì, diciamo di sì. Non ho il rosa indiano di Clio, ma pazienza, io mi adatto a quello che ho, ovviamente. Parlo di trucco, ovviamente, visto che mi piace parlare di make-up, anche se non ho il rosetto di Clio, pazienza, uso quello che ho. Io ho Wacom, finché ho Wacom finisco Wacom, quando avrò altre cose finirò altre cose. C'è quello di Pupa che ancora non ho avuto modo di, cioè l'ho utilizzato parecchie volte e poi l'ho dimenticato, l'ho messo nel dimenticatoio, cioè da parte. E niente ragazzi, questo è il mio look, vi giro la cam e ve lo faccio vedere l'altra parte. Allora raga, questo qui è il mio look di stasera, di pomeriggio, non so manco come ne sono, quindi ve lo farò vedere quando avrò pubblicato questo video, ve lo metterò in sovraimpressione. Questo è il mio trucco, vedete? Già, questo è il mio trucco. E queste sono le labbra, vedete? Vi apro anche la testa così lo vedete meglio. Ecco qua, questo è il mio trucco di oggi. E niente ragazze, rizzoniamo la base. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, mettere i with me e noi ci si vede al prossimo video ragazze, alla prossima. E spolliciate se questo video vi è piaciuto, commentate qua sotto nella sezione commenti, iscrivetevi e attivate la campanella qualora voi decidete di attivare la campanella e rimanere aggiornati sul mio canale YouTube. Ora non vedete tutto il casino che c'è alle spalle, però guardate un po' qua, è
una cosa allucinante, vero? Ed è ora di darsi uno sbrigante e pulire il tutto prima che ci sia troppo casino. Niente, a presto, like. Questo è il trucco di oggi, ve lo faccio rivedere. E niente, ciao. Allora, non ho ancora finito. Come ho messo anche lì con tre, non ho spreso, no? Zombie apocalypse.